Coach Massimo Barbolini, termina in gara 4 la stagione della Savino del Bene, però è stata una stagione lunga in cui le ragazze hanno saputo emozionarci, regalarci gare indimenticabili. Il suo commento su questa gara 4 e sulla serie? Ma innanzitutto penso sia più che doveroso fare i complimenti a Conegliano, perché ha giocato come al solito una serie di finale a livello altissimissimo. Bisogna fare tanti complimenti alle nostre ragazze, perché penso che tra semifinale e finale siamo andati anche oltre a quello che era nelle nostre possibilità. È ovvio, c'è tanta delusione, perché come si era detto all'inizio, non è che capita tutti gli anni di arrivare alla finale scudetto, però penso che per quel che conta, e conta tanto, secondo me possiamo dire di avercela provata, di avercela provata tutte, le abbiamo provate tutte, e purtroppo alla fine loro non hanno mollato mai, non hanno mai sbagliato una partita, per cui era onestamente veramente difficile. Quindi bravi loro, molto bravi a noi per quello, per il percorso che abbiamo fatto quest'anno. Coach, 3 anni, 2 coppe, una finale scudetto, tanta roba. Sì, ma io penso che questo sia solo l'inizio per Scandicci, in quanto, come ho detto, è una società che sta lavorando benissimo. Poi purtroppo fare risultati non è facile, soprattutto quando ti trovi tutti gli anni un contender di questo livello, e quest'anno c'era anche Milano che sembrava nettamente favorito rispetto a noi. Per cui penso che questo sia solo l'inizio, è un bellissimo percorso, penso, in questi ultimi 3 anni. Purtroppo si è interrotto, diciamo, sul più bello, però penso che dobbiamo avere grosse recriminazioni, nel senso che sì, potremmo magari un'occasione, 2 occasioni in un set, una partita, però facendo la somma secondo me sono state molto di più le occasioni che hanno avuto loro, che meritatamente hanno avuto loro e che ne sono meritate. No, da domani penso a riposarmi, perché penso che tutti ce ne meritiamo, state 37-38 settimane di grande lavoro, dove veramente non conta un allenamento in cui le ragazze non abbiano dato il massimo, per cui ripeto, siamo arrivati fino qua, abbiamo sorpreso forse molti, però le ragazze ce lo sono davvero meritate. Grazie.